Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Handling 91 su Ever Oasis. Bene, bene, iniziamo senza perdere troppo tempo la missione. Dunque dovrei andare a fare la missione, ma che ne dite se prima facciamo una golosacra veloce veloce? Dunque, per fare la golosacra bisogna andare a Tempio dello Spirito e parlare con Esna. Ovviamente questo quando l'Oasi non sente bisogno di diventare più grande. Organizza una fiera. Bene. Quindi solo una volta fatta la missione possiamo fare la fiera. Allora sapete che c'è, andiamo a fare questa dannatissima missione. Anzi no, forse dovrei fare delle pozioni prima, vediamo un po'. No, ne ho abbastanza, allora possiamo andare a fare la missione. Bene, mi sembra che sia il villaggio ricerca che c'è quel venditore che cerca appunto l'orzo per darci il sigillo. Oh, è davvero portato qui il grano lustro? Senti, fare carte false per averlo. Se me lo dai in cambio ti tiro queste pietre del sigillo. Bene. Che affare che ci occhi? E il bello è che tutte le parti sono soddisfatte al massimo. Permetti un consiglio, se vuoi entrare nella foresta perduta, fare meglio a lasciar perdere. Quel posto è completamente consumato dal caos, non ci troverai proprio nulla di buono. Ma se vuoi andare comunque, beh, almeno fai molta, molta attenzione. Bene. Dunque, non ho idea di come entrare alla foresta perduta. Però io direi di cominciare andando alla città di Raikouna. Anzi, devo andare a fare un'altra cosa prima. Devo andare a cambiare compagni di viaggio. Devo mettere la Isa, la ragazza con l'arco. Perché secondo me ci servirà lei per questa missione. Quindi è meglio che vada a prendere lei. Ho deciso che parto dal covo dei pipistrelli invece che partire dal villaggio. Almeno dovrei essere più vicino da quello che sembra dalla mappa del teletrasporto. Vediamo un po', dovrebbe essere così per l'appunto. Ok, ah, devo arrivare là. Non ho la minima idea di come arrivarci. Allora, come ci arrivo là? Che non ho la minima idea. Fammi vedere. Allora, intanto devo scendere per andare là. Vabbè, questi non li combatto che non ha senso combatterli. Sono praticamente inutili. Allora, un attimo lì, punto segnato con una richiesta. Vado a fare la richiesta per vedere che cosa era. Perché sinceramente non mi ricordo. Non mi ricordo di avere la richiesta qua. Ah, no. Ok, è andato. Un po' di materiale. Più quello che ci serviva. Che è? Ah, sì, il percetto che cercava Jora. Un ragazzo che è arrivato all'oasi. L'ho fatto off screen perché mi stavo livellando e poi è arrivato lui. Allora, ok, ora che abbiamo completato l'obiettivo possiamo anche andarcene da questo posto. No, devo andare di qua però. Sì. No, beh, potrei anche prendere un'altra strada. Ma sti cosi quanto li odio. Allora, dovrei salire qua sopra. No, così non basta. Allora, con Isa dovrei far gonfiare questo palloncino grande. Ma devo puntare in alto con lei. Con la visuale. Cioè, più in alto di così non va? Davvero? Ah, basta premere L. Ok. Perfetto. Ok, ora dovrebbe andare senza intoppi. Yeah! Ma ci sono nemici qui. Affrontiamoli. Ah, questi sono abbastanza pippe. Wow, parata cosa? Cosa pari? Ah, paralizzato.
Madonna, ragazzi, che è stato. Proprio il delirio. Troppo forti. Allora, andiamo direttamente nella grotta. Vediamo se c'è un punto di salvataggio. Spero ci sia, perché almeno posso tornare all'oasi. Dovevo prepararmi meglio. Non c'era nulla da fare. Dovevo prepararmi meglio. Cos'è? Ah, fammi indovinare. Vabbè. Nuovo attacco! AAX! Sì, ma là sopra, come ci arrivo sopra Bozzola? Ah, devo andare con lei, ovvio. Certo che ci vuole un po' di tempo, per fare sta cosa, però. Piuttosto, tu qua. Chi sei? Nineger. Oh no, qualcun altro si è accorto della bellezza di questo posto. No. Pazienza, mi toccherà spostarmi da qualche altra parte alla ricerca di nuova bellezza. Cosa? Nel deserto di Kalachonosi? Sento odore di bellezza. No, secondo me non verrà. Allora, vediamo un po', no? Vabbè, qua sopra mo non ci vado, ma non fa niente. Vediamo se di qua si arriva subito al punto... Ah, sì, si arriva subito. Però salviamo. Dunque, questo posto si chiama Porta del Castigo. Ok. Per me non è un problema. Wow! Bel ananastro! Sì, ma perché c'erano tutti quanti con me sti c***o di mostri? Apri sta bocca, apri, che te faccio ingoia! Maledetto. Ok, ananastro? Madonna! Vai, ispiritati! Più forti, veramente, più forti. Mangiati quelle mie lame! Oh, è andato! La mia lama, perché ce n'ho solo una. Ok. Eh sì, la forza è stata utile in questa parte. Ok. Wow, sembra proprio un ananas in effetti il pattern. Oddio, vimini. Più che ananas. E viva Andrea, la pietra del sigillo ha aperto la foresta perduta. Quindi bastava arrivare fin qui. E poi c'era la foresta perduta. Wow. Però... Andrea, posso parlarti un po' di me? Si tratta di mio padre, è stato lui a creare questa foresta perduta. Lost Woods. Lost Woods, foresta perduta. Credeva di poterla rendere abitabile una volta raccolta l'acqua da un gran numero di piante, ma le cose sono andate storte alla fine e l'acqua continua a scarseggiare. Ecco perché volevo a tutti i costi quell'acqua per riuscire dove mio padre ha fallito. Ah, ci sono molte. No, non si può affettare questo cactus. Ci sono molte porte, molte stanze. Abbonda di tesori. Cioè, se uno vuole venire qui per lootare un pochino, alla grande. Oddio, poi lootare. Fare un po' di risorse. Non serve neanche il loot qui. Cioè, proprio lo danno loro. Ah.
E qui inizia il bello. Sì, man mano che risolviamo parte dell'indovinello, parte del puzzle, si aprono altre porte, altre vie. Ok, andiamo per di qua allora. Ah, qui c'è un'altra porta. Poi prendiamo questa allora. Bella sta foresta, è particolare. È molto grande, sembrava l'entrata dell'oasi. E invece... Oh! Mamma mia che spavento, l'ha vista anche lei? Dai, su. Sabbia zecca dei miei stivali, vuoi schiattare? Muoviti. Sì, poi quando è in pericolo scappa. Dove scappi? È inutile che scappi. Ok. Ah, e si apre. Sabbia shock. Io non so neanche dove sto andando. Come giusto che sia, lo sapevo. Era troppo grande l'area per non avere. Ma mo ci sta pure così semplice. Ci sta come tipo. Cioè, neanche mini boss. Così proprio te lo danno come. Cioè, devi combattere zitto. Vai, tappeto. Mannaggia. Sì, la mappa mi dice di andare di là, ma io vado di qua perché sono ribellino e voglio esplorare tutto. E quanto però c'è da esplorare? Tanto, tanto da esplorare c'è. Uè, sui fiori. Dove vorrei andare? Io in particolare di là. Che posso arrivarci scendendo semplicemente. Se io scendo vado qui sotto, però qui sotto che ci sta? Nulla, semplicemente terra. Ah. E là vedo già roba che non mi piace. Credo sia più al sicuro stare... Madò! Maledetti, fanno prendere colpi. Sì, però già ho finito le pozioni, accidenti. Allora, è meglio stare qua sopra. E questo ora è più chiaro che mai. Quindi io vorrei andare di qua. C'è un pattern specifico, non è a caso a quanto pare. Per andare poi di qua. E dovevo far ingrandire quell'altro. Ah, ma c'è questo grande già direttamente. Per andare di qua. Me voglio andare di qua? Boh. Tanto devo visitarla tutta quanta. Che abilità ci vuole? Ah, coso qua. No, così. Così, ecco, ci va meglio. Oh. Potrei andare... Qui? No, qui a che serve? Ma nulla, così, semplicemente tanto per vedere il paesaggio. Beh, vabbè. Volevo prendere quella cesta laggiù, ma ci tornerò. Spero di poterci tornare. Si sono stranamente gonfiati al mio... arrivo. Dai, timing, timing, ci siamo col timing. Che culo. No, pipistrelli, no. Madonna, quanto non li sopporto, i cosi che volano. E stordiraggio di Zubat, vabbè. Sanguisuga ci mancava qua, che palle. Ma questo gioco è vero o esiste Pokémon? Fatemi capire. No, perché sono confuso a questo punto. Niente, in un modo o nell'altro ci vado a finire. Madonna, cioè, vabbè, però consumare così tutte quante le pozioni non va neanche tanto bene, eh. Dov'è l'altra cesta? Me la sono persa per strada. Sta là sotto. Dai, non tradirmi, non tradirmi. Bene.
Perfetto. Insomma. Cosa? Che è successo? Che succede? Così, senza sputo? Dov'hai? Dove vai? Vieni qua! Scappa lui, scappa! No, ci sta il bozzolo? Mannaggia. Ci arrivo con la spada, ci arrivo. Vabbè, sì. Andati? Oh, a giocare con sto caldo è impossibile. Mamma mia, qua che succede, mo? Ah, no, 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 no. Non va bene. Allora, qua non ci posso salire, prima cosa. Secondo, ci vorrebbe qualcuno con l'abilità della foglia per bloccare appunto il passaggio della palla rotolante. Però si potrebbe anche andare qui sopra una volta che è passata. Sì. Ah, beh, la magia del vento che ci vuole. E fa apparire lo scrigno, bene. Beh, non male, non male, non male. Vediamo un po' cosa ci dà. Ah, ok. Metto Salam davanti perché ho visto una cosa. Dunque, facciamo passare la palla rotolante. Forse non serve neanche la foglia per bloccare la palla rotolante. Si può andare semplicemente. Sì. Infatti. Ah niente, così, giusto come un po' come un piccolo nascondiglio mentre passa la palla. Dai, arriva. Poverina. Ah, no, 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 no. Aspettiamo, ho preso male il tempo, pensavo si dovesse andare di qua, invece era là, l'altra parte. Vabbè, che problema c'è, che problema c'è? Andiamo. Ecco, è qui dove devo andare. Grazie. Ah, e mo compaiono le scale lì. Buono, buono. Aspettiamo sempre che ripassa la palla. Che se no mi colpisce sicuro che sono più lento. Salve pallina rotolante del caos. Come va? Cioè, è interessante come sia il caos a far muovere quella palla. Ok, qui. E andiamo, perfetto. Eccoci qua. Cosa c'è qua sopra? Però non ho ben capito perché. Mostri! Vai, forte però. Sala a me, accidenti a lui. Ah, ok. Stava incastrato in mezzo a Isa, poverino. Ok. È grandino come posto, però, eh. Fregate. Oh, l'ultima stanza qui.
Bene. Nulla, so, devo solo cascare lì dentro? No, c'è un nemichino. Ah. Devo prendere i danni? Avanti. Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, su. Bravo, attacca, bravo. Ti pensavi che non lo sapessi? E invece lo sapevo, ciccio. Dai, su. Andato. Quindi bisognerà entrare? No, qui non bisogna entrare. Ah, sì, invece. Bisognava entrare. Ah, siamo stati catapultati praticamente dall'altra parte. Ok. C'è nulla? No, niente da colpire. Bene. Ah, abbiamo fatto il giro. Che bello. Oh, serviva qualcosa allora. I colpi. Sì, vabbè, Sandy, tu hai rotto le palle, però, eh. Come mi hai preso? Tu mi devi spiegare come mi hai preso. Se c'era Levi qua col martello, una botta sola gli bastava. Tutto sto casino per un... Ma da... Muove pio, veroppo, però, eh. Dai, ragazzi. Tutto sto casino per un mostriciattolo insignificante? Ah, ecco a che serviva. Ad aprire una parte, no? Speriamo sia qualcosa di gratificante. Eccoci qua. Chiave blu. Ho fatto bene allora, vedi? Vedi, ogni tanto ne combino una buona pure io. Va bene, Cuccio. Per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!